Giancarlo Dall'Aglio, Commodity Trading. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi, Giancarlo. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Alexandra. Ecco, mi sarebbe piaciuto parlare del Black Friday, ma oggi evidentemente non è la giornata per approfondire l'argomento Black Friday. E appunto ti chiedo come mai questa azione comune delle strapotenze del mondo non ha avuto questo impatto che ha ecco, questa variante, di cui non sappiamo, anzi sappiamo poco e niente, sul comparto energetico, ovviamente sull'equity mondiale. Beh, per quanto riguarda l'energy, già la settimana scorsa avevamo avuto insomma, un accenno della reazione del mercato, perché le dichiarazioni di Biden sulla possibilità di liberare scorte strategiche, se non vado errato, 50 milioni di barili, non avevano sortito effetto. Il motivo probabilmente risiede nel fatto che il mercato fa ragionamenti che vanno un po' oltre, e cioè se io metto in campo delle scorte strategiche è come se dicessi ai produttori lasciate la produzione invariata. Quindi i produttori non si sentono incentivati ad aumentare la produzione e diventa un'operazione una tantum di breve, ma poi il problema non si risolve perché se la domanda aumenta, ovviamente c'è bisogno che le aziende petrolifere producano di più. E invece al momento non c'è questo segnale da parte degli Stati Uniti, che continuano più o meno sui 12 milioni di barili al giorno, qualcosina in meno e non in più. All'inizio del 2020 eravamo a 13 milioni e 2, e anche l'OPEC, che se non vado errato si riunisce di nuovo a Sì, breve, settimana questa riunione è prossima. molto attesa, esatto, al momento è rimasta sui 400 mila barili quotidiani di aumento dal 4 di novembre, ma sono arrivate anche delle dichiarazioni abbastanza vaghe, perché insomma l'OPEC dice nel 2022 colmeremo il gap di produzione, senza stare a specificare i tempi e i modi, e quindi il mercato insomma aveva reagito in senso rialzista, d'altra parte in perfetta linea anche con l'inflazione insomma. Molto diverso il comportamento dei mercati oggi, ed è un po' strano, perché in altre occasioni il mercato, quando sono uscite fuori, quando sono venute fuori notizie di altre varianti, e ne abbiamo avute tante, non ha fatto una piega. Oggi sta reagendo diversamente, per cui o ci sono dei timori superiori rispetto a quelli appunto delle altre occasioni simili. Tra l'altro, se non sbaglio, oggi pomeriggio l'OMS ha una riunione di emergenza in cui poi deciderà se utilizzare la parola concerns oppure interest riguardo questa variante, cioè se c'è fonte, questa variante è fonte di preoccupazione o semplice interesse di studio. Questo sarà molto importante. Però i mercati stanno reagendo in maniera notevole. Mi viene da fare un po' anche di dietrologia, siccome c'è il tapering, che addirittura potrebbe accelerare a partire da gennaio, secondo le dichiarazioni di alcuni governatori della Fed. Magari è un pizzino del mercato che sotto sotto dice: attenzione, sì, ci sono le varianti, ma non allentate troppo, insomma, non stringete troppo, e attenzione a non aumentare i tassi perché viene tutto giù. Insomma, i mercati vorrebbero un non tapering, quindi insomma un'immissione di liquidità continua, sia da parte della Banca Centrale Americana, sia un PEP continuo da parte della Banca Centrale Europea. Naturalmente questa è pura dietrologia, e insomma bisognerà vedere anche nel weekend che cosa succede. Si sa che molte tratte aeree sono state interrotte. D'altra parte, tu parlavi di settori prima, il settore delle linee aeree perdeva il 6% o giù di lì, e Eh sì. quindi insomma anche lì c'è stato un movimento abbastanza importante, ed è settoriale, insomma, è proprio mirato sulla possibilità di chiusura di alcune tratte, sul fatto che i mercati temono che la gente sia costretta a spostarsi di meno. Ecco. Ovviamente per il momento è una ripercussione borsistica, poi staremo a vedere se ci saranno eventualmente ripercussioni economiche. Però per com'è la situazione in Europa, insomma, questa potrebbe essere un'altra tegola che potrebbe accelerare lockdown o prolungamenti dei vari stati di emergenza.
Io volevo capire, considerando la situazione, attuale, le notizie che abbiamo a disposizione, nel corso di questa giornata, considerando anche la riunione di settimana prossima dell'OPEC, che ha due problemi adesso, questa variante di cui non si sa niente, però c'è già impatto importante sui prezzi del petrolio, potrebbe esserci anche un impatto importante sulla domanda che effettivamente guida i prezzi del petrolio di conseguenza, e dall'altra parte devono rispondere a questa azione comune da parte degli Stati Uniti, Gran Bretagna e tanti altri paesi importanti come la Cina, India e così via. Quali sono, a tuo avviso, i punti fermi che dovrebbero considerare loro? E aggiungo un'altra domanda: qual è il bottom a livello di prezzi per il petrolio, a tuo avviso? Dunque, sulla prima domanda, mi sa che la strategia di mettere in campo scorte strategiche non paghi troppo, No, insomma. direi non paga niente. Esatto, se si vogliono far calare i prezzi. Le dichiarazioni importanti, o meglio, i dati importanti, sono quelli della produzione americana che dovrebbe ritornare verso i 13 milioni di barili al giorno, in ottica di cercare un prezzo più calmierato rispetto a quelli, a cui abbiamo assistito fino a ieri. E da parte dell'OPEC una dichiarazione di un aumento della produzione un po' più serio, insomma i 400.000 barili sono solletico rispetto al gap da chiudere con la produzione dell'inizio del 2020. Ricordo che il taglio iniziale fu di 9,7 milioni di barili ad aprile del 2020, insomma, e quindi manca ancora abbastanza. Però hai sottolineato un punto importante, a mio avviso, quello della domanda. Ovviamente il calo di oggi è tutto dal lato della domanda, dalla percezione che la domanda possa avere una contrazione importante nelle prossime settimane, qualora siano confermate queste preoccupazioni sanitarie. Bottom, allora, qui c'è secondo me stiamo per arrivare a una fascia di supporto che, considerata la velocità del movimento, potrebbe essere comprata. I 71,5, 71,2 possono essere un punto di arrivo almeno momentaneo per avere un rimbalzo del petrolio oggi pomeriggio, e quindi se ci si arriva, e poi si compra in volée fino a 69,8, 69,7. Sotto 69,3 probabilmente si continua a scendere. Quindi c'è questo dollaro e mezzo di cuscinetto, 71,20, 69,80, in cui probabilmente potrebbero esserci degli acquisti, ripeto, in volée, cioè sullo slancio del ribasso. Qua vedo un asset, anzi una commodity in controtendenza negli Stati Uniti, e questo è decisamente il natural gas che, sì, è calato, però adesso torna al rialzo dell'1,52% a 5 dollari. Il TTF invece cede il 3%, il benchmark europeo. Come mai questo movimento in controtendenza negli Stati Uniti? Ma gli Stati Uniti guardano sempre al meteo. Credo che forse qualcosa sia da attribuire anche al rollover, quindi alla scadenza tecnica a dicembre di oggi. Ci sono un po' di riposizionamenti di portafoglio, anche se le varie scadenze si stanno muovendo abbastanza all'unisono. Ieri avevamo avuto una discrepanza perché dicembre era cresciuto di circa 90 centesimi e le altre scadenze di una trentina. Parlo sempre naturalmente delle scadenze invernali. Ciò che bisogna monitorare a livello meteo è soprattutto lo spread estate-inverno, cioè, il confronto fra la scadenza marzo e la scadenza aprile, il cui spread si è ridotto tantissimo nelle ultime settimane. Siamo all'incirca a 600 punti, ma eravamo arrivati, quando il gas ha fatto il picco in area 6,5, a 1,09 dollari, quindi quasi 2 dollari. Credo che ci siano ancora potenzialità rialziste per il gas. Al momento, le temperature sono ancora superiori alla media. Normalmente poi la domenica notte, nella nottata asiatica, si riapre sempre in gap up o gap down a seconda di quelle che sono le proiezioni meteorologiche 6-11 giorni. Quindi, stiamo a vedere che cosa succede. È stato raggiunto un livello di resistenza che era 5,3. E adesso vedo che il gas è già un po' in ritirata ed è sotto i 100 punti di guadagno. Vediamo nel pomeriggio, naturalmente. Ripeto, però, il gas, sul gas il ragionamento è un po' differente rispetto a quello del petrolio. Gli ultimi dati hanno abbastanza tranquillizzato il mercato, eppure non ci si è mossi al ribasso.
1,8 di deficit rispetto alla media a 5 anni è una quantità molto piccola rispetto ai prezzi attuali, che però scontano la possibilità di una forte domanda di gas. Tra l'altro sentivo che qualcuno invocava un ban, uno stop alle esportazioni da parte degli Stati Uniti, qualche politico dell'amministrazione Biden, insomma. Mi sembra che sia gente che non sappia di cosa parla, insomma, visto che ci sono. Beh, la stessa ministra dell'energia, cioè dovrei dire ministro dell'energia, però è donna, non sa di cosa parla, cioè non sa quanto è il consumo. Non lo sa, purtroppo. E non è la prima volta che arrivano dichiarazioni di questo genere. In particolar modo con l'amministrazione Biden sicuramente. Intanto però volevo focalizzarmi rapidamente sull'oro, che si mantiene sopra i $1,800 all'oncia, almeno per il momento, guadagna lo 0,7%, ma io avrei immaginato, considerando la situazione sull'equity, la situazione sul mercato obbligazionario, la situazione in generale di incertezza, perché l'incertezza? Perché non sappiamo niente di questo virus, l'indice del dollaro in calo dello 0,65%, perché i mercati ovviamente non scontano più due rialzi dei tassi entro metà 2022, e cioè è cambiato lo scenario a livello di politiche della Fed, e soprattutto quello che scontano i mercati, in particolar modo in meno di 24 ore. Dunque io mi avrei immaginato, anzi immaginavo l'oro almeno a $1,900 all'oncia. Sì, in effetti concordo con te su questo. L'oro però sta avendo un comportamento molto particolare, insomma, il rialzo precedente a questa ultima onda correttiva ce lo ha dimostrato, in completa decorrelazione rispetto al dollaro americano, che in quei giorni scendeva, e rispetto ai rendimenti obbligazionari. Oggi è un po' tutto sincronizzato invece, cioè l'oro correttamente, solitamente in situazioni del genere sale, però attenzione, perché l'oro è anche correlato alle borse, quindi borse in grande difficoltà e si tirano i remi in barca e si comprano obbligazioni. T-bond compratissimo guadagna due figure, il future, il rendimento si abbassa drasticamente, e probabilmente i soldi stanno andando lì. Ecco, volevo capire, visto che oggi sicuramente stiamo assistendo ad una situazione di panico un po' per quanto concerne tutte le asset classes, di quanto tempo abbiamo bisogno a tuo avviso per capire se si tratta di un fenomeno di medio termine, cioè magari da qui ai prossimi mesi, o si tratta comunque di un panic selling che potrebbe durare effettivamente solo una giornata, cioè oggi è da lunedì quando torna la liquidità sui mercati, perché ricordiamo che a Wall Street è un lungo weekend per la maggior parte degli investitori, per la maggior parte dei trader, e dunque da lunedì si può assistere ad un scenario diverso. Potrebbe essere, oggi i volumi sono abbastanza bassi sul mercato, insomma, e quindi una giornata che potrebbe non fare testo. È difficile rispondere a questa domanda, è veramente complicato. Io qualche put l'ho comprata sugli indici, insomma sto verificando questi scenari, però molto leggero, perché effettivamente da lunedì poi potrebbe cambiare tutto. Però è curiosa questa attenzione alla parte sanitaria in questa fase, visto e considerato che il mercato addirittura, se ricordi, a fine gennaio, inizio febbraio del 2020 non faceva una piega, poi all'improvviso a fatti evidenti è venuto giù. E quindi, insomma, sai, molte volte il mercato cerca una scusa per alleggerire, cerca una scusa per liquidare delle posizioni, che può essere qualsiasi cosa. Potrebbe in questo caso trattarsi di una di quelle giornate, vediamo. Prima dicevi non è un Black Friday, è vero, non nel senso festivo del termine, però un po' black è, perché insomma un po' di venerdì nero c'è, vedremo, insomma. Io direi un Red Friday, esattamente, perché mi sembra il colore, diciamo, che caratterizza questa giornata. Intanto volevo capire, ultimissima domanda prima di lasciarci, sì, dove ecco possiamo approfittarcene, perché sicuramente bisogna acquistare qualche dip, il cosiddetto buy the dip in inglese, sicuramente ci sono delle buone opportunità d'acquisto. A tuo avviso, dove, se non vuoi indicare un asset preciso, un titolo preciso, qualsiasi cosa, magari anche solo a livello settoriale? Ma allora, l'energy, ripeto, intorno a 71,20, adesso siamo un po' più su, credo, però intorno a 71,20 fino ai 69,80, secondo me si può provare l'acquisto veloce.
E poi naturalmente se rompe ci sono le stop loss che sono fatte apposta. Per il resto io oggi, ripeto, non preferisco non intervenire, perché preferisco vederci chiaro. Vediamo anche un rame in forte flessione quest'oggi, quando invece sembrava che volesse spingere. Insomma, c'è grande confusione oggi. VIX a 26, quindi insomma c'è tensione sul mercato. Vedremo se è una tensione momentanea oppure se la settimana prossima ritorna il sorriso. Assolutamente sì, sto vedendo il VIX comunque al rialzo del 43%, fra le altre cose anche una volatilità implicita sul mercato obbligazionario, sì, che non è troppo normale. C'è questa volatilità, certo, magari più adeguata per l'equity e altro tipo di asset classes come potrebbero essere, certo, le criptovalute, ma non per il mercato obbligazionario, che cede un bel po' di terreno, il che vuol dire che i prezzi aumentano. Grazie mille Giancarlo Dall'Aglio, Commodity Trading, grazie per essere stato con noi in questa giornata. Buon Black Friday, io spero che tu riuscirai ad approfittartene di questi di questi acquisti, perché secondo le stime ovviamente ci si aspettano che gli italiani spendano almeno 1 miliardo di euro oggi. Vedremo i dati. I grandi risparmiatori. Me lo auguro. Grazie mille ancora e buon weekend. Anche a tutti voi un saluto. Grazie.